Bella a tutti ragazzi, sono Luke, siamo su Hot Pursuit. Allora, l'ultima volta abbiamo provato la Mazda RX-8. Ok, abbiamo provato la Mazda RX-8 e stavolta andiamo con la seconda auto del gioco. La seconda auto del gioco che mi sembra sia la Subaru. Perfetto, no, ci ho proprio cannato di brutto. In questo gameplay faremo la Dodge Charger SRT8. Vi lascio la descrizione. Il nome della Dodge Charger è entrato nella storia come sinonimo di alte prestazioni. Con la flessibilità di una quattro porte, la Dodge Charger SRT8 è un'auto muscle sofisticata, versatile e in grado di esaltare a ogni curva. I 425 cavalli generati dal V8 EMI da 6,1 litri lo rendono potente quanto i leggendari motori EMI dell'era delle auto muscle. È presente anche un controllo elettronico della stabilità, progettato per assistere i piloti durante le manovre più estreme. Nei pronunciati archi ruota sono alloggiati i celebri 5 raggi in alluminio, mentre l'aggressiva griglia frontale, i larghi parafanghi e il tetto ricurvo inclinato permettono alla Dodge Charger di dominare la strada con stile. Bene ragazzi, andiamo a dominare la strada. Ho scelto un rosso un po' più chiaro, perché era più figa rossa chiara così. Speriamo che Fraps non mi faccia laggare ancora tutto, perché sennò mi incazzo come una belva. Allora, nei percorsi fuori strada io... Vabbè, cose che già si sapevano. Allora, la musica non deve esserci, però. No, vabbè, la tiriamo via completamente. Vabbè, 10%, che cazzo vuoi che la sento? Allora, guardiamola un attimo nei dettagli. Sembra... cioè, è una bella macchina, cazzo, ragazzi. Guardate che roba, che... io ci andrei in giro con un'auto così. E ho gli interni, un po' come si vede. Ok. Pronti con l'accensione? Che mio? Wow. Ok, partiamo, va. Andiamo subito. No, voglio fare una cosa. Che gran figata. È bella, però io, se dovessi scegliere, sceglierei la Mazda. Cioè, tra questa e la RX-8, io sceglierei la RX-8. Anche come sound, preferisco la RX-8. E anche da vedere così mi piace di più. Però il fatto derapate, questa auto qua non scherza. Wow, andiamo. Un'altra curvona qui. Guardate che bello questo gioco. Opla. Scusami. Cioè, provo ad andare giù di freno a mano. Andiamo. No, idea sbagliata. Ok. Proprio sbagliato, il freno a mano non va usato questo gioco, proprio zero. Però penso una buona tenuta, ragazzi. Ok, siamo arrivati
all'autostrada, in autostrada, quindi adesso ci diamo, ma va, ma che cazzo hai da suonare, oh, guarda questo, no. Tutti in giro sono. Mi dà fastidio quel rumorino sotto, cazzarola. Adesso ci fermiamo lì dove inizia la strada più scura e ci diamo il via. Ok, pronti? Un pochino qua, perfetto. Pronti ragazzi? Che bella che è però, eh? Ma là che cosa stanno facendo? Si stanno venendo addosso? Ma che cazzo sta succedendo là dietro? Ok. Oh, vaffanculo! 3, 2, 1, via! Che stanno nel tunnel, che bel suono che fa. Però comunque... ripeto, io di sonoro preferivo l'Ericsson, ma forse perché, cioè diciamo che a me le muscle car piacciono, però preferisco di gran lunga i suoni delle auto tuning esotiche, menate varie. Però cioè, non dico che le muscle car siano brutte, però oddio, proprio devo scegliere. Comunque fila, ragazzi, fila e anche tanto. Ce l'ha la quinta marcia. Bene, sì, ce l'ha. Ok. Andiamo alla bene, si curva per piacere. No! Credo andasse più veloce. Vabbè, aspetta. Sì, raga, fa un bel rumore, eh. Un po' silenziosa però, ma aspettavo di meglio, eh. Ma aspettavo di meglio perché in effetti è un pelino silenzioso come auto. Oh, dove vai? E che cazzo? Però è veloce, cazzo, sì. Sono però bellissimo ragazzi, io mi diverto troppo a schiasare le macchine nei Need for Speed dentro i tunnel, perché i rumori delle auto sul gioco sono qualcosa di epico, eh. Sono in mezzo queste auto molto lente. Come driftare a 230 all'ora. Compratevi Hot Pursuit. Compra, ma stai subito. Oh! Ho perso il controllo per un attimo. Mamma mia, bella però. Bella, mi piace. Cioè, preferisco le altre, oddio, non la metterei al primo posto di sicuro, però non è per niente brutta, no. Ma perché suonano tutti sto gameplay? Tutti suonano. Guarda l'effetto ipnotico di sto tunnel. Mamma mia, oh!
figata, ragazzi. Tutta la macchina e il gioco è una figata. Cioè, il gioco è proprio bello, a me piace, non so perché mai. Quando ho fatto la serie mi ha preso questo gioco. E boh, cioè, volevo farci comunque una serie perché mi piace. Mi piace. Ok, siamo quasi all'arrivo, quasi. Comunque, chi ha visto lo scorso video, cioè, sa che la strada che faccio è sempre la stessa. Possiamo anche rallentare un po'. Siamo arrivati, quindi. Perfetto. Che gran gioco, bello davvero. Ma merda. Avete notato che sugli aerei c'è scritto NFSHP? Cioè, quella non l'avevo mai vista. Nel For Speed Hot Pursuit, epico, cazzo. Dunque. Oh yeah! Che gran figata! Ok. Bene ragazzi, comunque questo era il gameplay sulla Dodge Challenger SRT8. E spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi. Seguite i video, il canale e le playlist, ma soprattutto divertitevi. Bella a tutti ragazzi, al prossimo gameplay di Hot Pursuit con la prossima auto. Sinceramente non so quale cazzo è, ma non fa niente. Bella ragazzi.